Ieri il Gran Circolo è venuto ad ispezionare la prigione di Stato e mi ha fatto la sua settima visita annuale, chiedendomi per la settima volta: il prigioniero insiste nel voler sostenere la sua assurda menzogna? Lo sapete benissimo che voi siete anche alto, oltre che lungo e largo. Menzogna! Misurate la mia altezza e vi crederò! Sono passati ormai 7 anni ed io sono sempre in prigione. Eppure continuo ad esistere nella speranza che queste mie memorie possano far sorgere una razza di ribelli che si rifiutino di vivere in una dimensionalità limitata nel nostro mondo, che per chiarezza di fronte a voi fortunati abitanti dello spazio chiamerò Flatlandia. Immaginate un vasto foglio di carta sulla cui superficie si muovano, senza potersi né immergere né sollevare, come delle ombre dai contorni luminosi. Linee rette, triangoli, quadrati, esagoni ed altre figure geometriche. In questo modo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ma noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò. Niente è visibile per noi tranne che delle linee rette. Il perché ve lo dimostrerò subito. Prendiamo un triangolo equilatero. Se voi abitanti dello spazio scendete con l'occhio al livello del piano su cui è appoggiato, il triangolo cessa a poco di apparirvi come una figura, per apparirvi come una linea retta. Ebbene, questo è proprio ciò che vediamo noi in Flatlandia quando ci viene incontro un nostro conoscente. Buongiorno, carissimo. Mi ossequi la sua signora. A casa tutti bene? Che piacere rivederla. A casa tutti bene? A rivederla, a presto. Come facciamo a riconoscerci, mi domanderete? Avrò tempo in seguito di rispondervi. Ora permettetemi di parlarvi del clima e delle abitazioni del mio paese. Come da voi, così anche da noi, ci sono 4 punti cardinali: nord, sud, est ed ovest. Dal momento che non ci sono né sole né altri corpi celesti, per noi è impossibile determinare il nord nel modo consueto. Abbiamo però un nostro sistema. Da noi, una legge di natura vuole che ci sia una costante attrazione verso il sud, e questa attrazione costituisce la nostra bussola. Nelle città abbiamo la guida delle case, i cui tetti sono sempre orientati a nord per proteggerci dalla pioggia. Questa costituisce un ulteriore aiuto all'orientamento, poiché infatti proviene sempre da nord. In campagna, dove non ci sono case, possono servirci da guida gli alberi, con le loro punte sempre rivolte a nord. Ma se vi capita, come è capitato a me, di camminare in una pianura perfettamente deserta, sarete costretti a restar fermi per delle ore in attesa della pioggia prima di poter riprendere il cammino. Ma torniamo al problema dei nostri abitanti, gli abitanti di Flatlandia. Le nostre donne sono delle linee rette. I soldati e gli operai, che sono le nostre classi inferiori, sono dei triangoli isosceli. La nostra borghesia è composta da equilateri, ovvero triangoli dai lati uguali. I nostri professionisti o gentiluomini sono quadrati, classe a cui io stesso appartengo, e figure a 5 lati, i pentagoni. Subito al di sopra viene l'aristocrazia, che comincia dalle figure a 6 lati e continua fino a quelle dai molti lati, insignite del titolo onorifico di poligonali. Quando il numero dei lati diventa tanto grande e di lati tanto piccoli, una figura non è più distinguibile da un cerchio. Si entra così a far parte dell'ordine circolare o sacerdotale, la classe più elevata di tutte. Nel nostro ordine sociale c'è una legge naturale che vuole che il figlio maschio abbia un lato più del padre, salendo così nella scala della nobiltà. Così il figlio di un quadrato è un pentagono, il figlio di un pentagono è un esagono e così via. Non così è per soldati ed operai. Il figlio di un isoscele rimane sempre un isoscele. Mi ricordo quella volta che 2 genitori isosceli misero al mondo un equilatero.
fu motivo di giubilo per centinaia di metri. Ma il neonato riconosciuto regolare fu subito sottratto ai disperati genitori. Venne convocato un equilatero senza figli dal congresso dei grandi circoli. Equilatero Scapolo, ai vostri ordini. Adotterete il neonato equilatero. Sotto giuramento, il nuovo padre si impegnò a non permettere che il bambino adottato vedesse mai più i suoi genitori. Egli apparteneva ora ad una classe superiore. Non accettiamo più soprusi. Abbattiamo le leggi ingiuste. Nessuno potrà fermarci. La plebaglia acutangola, in qualcuna delle sue sedizioni, trova dei capi in grado di far sentire alla sapienza dei circoli il peso della propria superiorità di forza e di numero. Isosceli, tutti uniti vinceremo! Ma i poligoni riescono quasi sempre a soffocare la sedizione sul nascere. Bisogna convincere i capi della rivolta ad accettare un colloquio. Avverto subito i medici di tenersi pronti. L'isoscele capo dei ribelli viene indotto a entrare in uno degli ospedali di Stato per subire un'accurata visita medica. Com'è possibile un'espansione artificiale? Grazie ad una perfetta operazione, l'isoscele è reso regolare ed innocuo e quindi ammesso a far parte di classi privilegiate. Così la sventurata plebaglia degli isosceli, priva di guida, si lascerà trafiggere dal piccolo gruppo di confratelli che il Gran Circolo assolda e tiene pronto nei forti di Stato per casi di emergenza. Soldati, la patria chiama! Pronti per l'ispezione! Presenta... Arm! Attenti! A destra! Avanti! Marsch! Colonna! Marsch! Presenta TARP! Avanti! Marsch! I nostri annali si registrano non meno di 120 rivoluzioni e sono tutte andate a finire così. Personaggi molto importanti in Flatlandia sono le donne. Essendo delle linee erette, sono praticamente invisibili per noi abitanti del mondo a due dimensioni. Una legge le obbliga a muovere in continuazione la parte posteriore, in modo che noi, esseri piatti, possiamo vederle quando arrivano. Hanno un carattere molto mutevole e si arrabbiano molto facilmente. Dato che hanno una parte terminale molto appuntita, non è opportuno mettersi a discutere con loro per strada. Vi prego di lasciarmi il passo. Ho molta fretta. Spostatevi. Veramente anch'io. E sono arrivato prima di voi. Non ho intenzione di perdere tempo. Spostatevi. Voi mi offendete, signora. Non capisco. La mia pazienza ha un limite. Come si è ben compreso, essere toccato da una donna infuriata può essere molto pericoloso in Flatlandia. Quando ci accorgiamo che una donna sta passando per la via, facciamo tutti quanti noi uomini molta attenzione a non incrociarla e soprattutto a non farla innervosire. Il carattere così mutevole delle nostre donne provoca spesso delle vere e proprie tragedie familiari. Non è raro il caso di una donna impazzita che all'improvviso stermina tutta la sua famiglia, marito e figli per primi. Basta!
Sono stufa di essere ai vostri servizi. Voglio andarmene. Voglio la mia libertà. Una donna impazzita, che si aggira per la città, provoca immediatamente l'intervento dei soldati che sono costretti ad eliminarla. Basta! Via! Via, basta! Allontaniamoci! Presto! Stufa, lontano! È pericolosa! Via, via! Oh, basta così! Non si scherza con le donne. Nonostante tutto questo, i nostri supremi governanti, i circoli, sono profondamente attratti dalle donne, specie quelle più belle e corrotte. Hai visto? Seguiamole! Il ballo è uno dei divertimenti più amati dai circoli e da tutti gli abitanti. E senza donne che ballo sarebbe? Un problema geometrico molto delicato per noi abitanti del mondo piatto, problema che voi abitanti dello spazio non immaginate neppure, è come facciamo a riconoscerci per strada. Una tecnica consiste nel girare intorno all'altra figura toccandoci dolcemente lato contro lato, in modo da capire quale figura si è incontrata. Dobbiamo fare molta attenzione. Un movimento brusco, il semplice toccare uno spigolo può provocare una morte immediata. Ma qual è il motivo della nostra difficoltà? È una questione di geometria piana. Se io, il quadrato, incontro un'altra figura geometrica, della figura vedo, al contrario di voi abitanti dello spazio, solo delle linee. E mi può essere molto difficile distinguere in base a ciò che vedo chi ho di fronte. Posso addirittura non riconoscere una donna. Un altro grande problema del mio paese sono gli irregolari, le figure geometriche con lati diseguali tra loro. Hanno rapporti difficili con tutti, non trovano lavoro, nessuno vuole avere a che fare con loro. Persino i loro genitori non li vogliono. Vai via. Siamo stufi dei problemi che ci crei. E allora gli irregolari sfogano la loro rabbia di esclusi e diversi su chi capita loro a tiro. Il che provoca l'intervento dei soldati, che aspettano solo un pretesto per intervenire. È pericoloso! Eliminarlo! Subito! Non vi è dubbio che la vita di un irregolare è molto infelice in Flatlandia. Ma noi, d'altra parte, dobbiamo difendere la nostra regolarità geometrica. Non succede qualcosa di analogo, se mi è concesso dirlo, nel vostro mondo spaziale? Anni fa si diffuse nel nostro mondo la moda di colorarsi i lati. Ognuno faceva a gara a sfoggiare i colori più smaglianti. Anche i soldati si misero in alta uniforme.
oramai è venuta l'ora che io, il Quadrato, protagonista di questa storia, vi spieghi perché mi trovo in prigione. Ove ricevo le periodiche visite del Gran Circo, che mi chiede immancabilmente. Insistete ancora nelle vostre assurde menzogne? Non posso fare altrimenti, e lo sapete bene. E allora resterete in prigione? Mi resterà il ricordo di quello che ho avuto occasione di vedere. E quello che ho vissuto è la più fantastica avventura della mia vita. Iniziò nella mia casa, dove io vivo con i miei tre figli, dei pentagoni. Secondo le leggi di Flatlandia, i figli hanno un lato in più dei genitori. Con i domestici, triangoli di varie forme. Con mia moglie e mia figlia. Alcuni inservienti e due nipotini, ovviamente esagoni. Dunque, una notte, ritornavo a casa dopo una faticosa giornata. Come al solito, mi accolse mia moglie e un mio nipotino attratto dalla geometria. Nonno, tu mi hai insegnato che nel nostro mondo esiste il lungo e il largo. Due direzioni secondo le quali ogni cosa si espande. E quindi, se voglio calcolare l'area di un quadrato, di lato per esempio 3, servono esattamente 9 quadratini di lunghezza unitaria. E risulta che l'area 3 al quadrato uguale 9. Ma perché allora non si potrebbe dare un senso all'espressione 3 alla terza? Ah, fesserie! Vai a dormire, sono stanco. E mi ritirai nella mia stanza. Non potevo prevedere che sarei stato così presto e clamorosamente smentito. Nel cuore della notte fui svegliato insieme a mia moglie da un gran rumore. Ordinai a mia moglie di ritornare nella sua stanza. Il gran rumore annunciava la visita, sogno o realtà, di un personaggio per me da allora sacro. La divina sfera. La sfera, solo dopo capii che cosa fosse, era scesa a visitare il mio mondo, a visitare noi esseri indegni e incapaci di contemplarla. Non potevo, ovviamente, né vedere né capire di avere davanti un oggetto tridimensionale che lasciava di sé sul piano del mio mondo quella che voi chiamate una sezione della sua forma. Non lo capii finché la sfera decise di farmi salire con lei nello spazio come voi lo conoscete. E da quel momento ho visto cose che non riesco neppure a descrivere. Troppo inadeguata è la mia parola. E preso dall'ebbrezza dello spazio, mi lanciai nell'analogia. Ma se davvero esistono oggetti a tre dimensioni, perché non pensare non solo a tre alla terza, ma addirittura a tre alla quarta? Perché non vedere il cubo, quello sì divino, a quattro dimensioni? E vedere anche la sfera a quattro dimensioni. Anche se ora mi trovo in prigione, dove resterò per sempre per aver tentato di convincere i miei troppo indegni compatrioti dell'esistenza dello spazio, ringrazio la divina sfera, che mi ha permesso di vedere o forse sognare, per un attimo, le meraviglie dello spazio infinito.